Maestro Franceschini, che porta buone notizie. È un portafoglio, mi dice il portafoglio. Una risposta a lui. Paolo, gli occhi ritorna a voi. Quanti sono sti fondi? Con 50 da basta, no? Oh, parliamo di 5, dai, 50 che ci vuole. Ha misurato in base a portare del progetto. Bravo Paolo. Mi serve una quantificazione. Vabbè, questo lo vedremo a seguito, perché avete l'occasione in realtà poi di parlare anche con la sovrintendenza, perché poi la sovrintendenza è quella che dovrà anche autorizzare gli scavi. Quindi rispetto alle domande che ponevi prima, io non saprei altra risposta. Sono scavi finanziari, non so neanche chi l'abbia potuto finanziare, quindi gli scavi li autorizza la sovrintendenza dello Stato. Non li autorizzati, tutti quelli al di fuori dell'autorizzazione dello Stato sono scavi abusivi che andrebbero perseguiti, non c'è bisogno che li persegua il Ministero, anzi noi non abbiamo organi di polizia giudiziaria, quindi ci sono i carabinieri, ci sono la polizia locale, ci sono qualunque agente di pubblica sicurezza di polizia giudiziaria può perseguire ovviamente persone che eseguono scavi abusivi. Ma fatta questa breve parentesi, io intanto ringrazio dell'invito il sindaco e l'associazione Procamorata, alla quale faccio i complimenti, perché poi noto che andando un po' in giro per il territorio scopri che poi le cose si fanno quando c'è qualche gruppo di volontari che si mette lì di buona lena e cerca di portare avanti in maniera in alcuni casi un po' alla Don Chisciotte, cioè senza supporti, sostegni all'avventura, ma riesce alla fine a con tenacia e ostinazione a portare all'attenzione di tutti, delle amministrazioni, ma anche degli altri cittadini che spesso sono distratti, problemi o in casi come questo, in realtà una ricchezza di questo territorio. Perché io mentre che ascoltavo i vari interventi, la cosa che immaginavo, voi avete già un patrimonio che non è andato disperso, che forse andrebbe un attimino monitorato e valorizzato e anche verificato il suo stato di conservazione, che sono i libri, cioè avere volumi del 1700 dove c'è riportata la storia del paese, dove c'è una sorta di catasto, oggi in case di cittadini privati. Appunto, quindi dovremmo evitare quello. Adesso faccio una verifica anche quando in ufficio con la sovrintendenza archivistica, la possibilità anche eventualmente di vincolarlo col patrimonio e capire anche eventualmente dove è stato. Quindi quella è la ricchezza, perché in realtà è il nostro passato, è conoscere la nostra storia, ma può diventare anche l'occasione di sviluppi futuri, perché poi anche l'obiettivo dell'amministrazione comunale, quello che le parole che ho scambiato con Settimio, prima poi anche con l'associazione, non è soltanto quello che posso capire, che lo è per esempio del dottor Rosi, dell'archeologo, la curiosità dello studioso di capire quindi la sua materia, ma in realtà è quello di valorizzare un luogo che può diventare motore anche di sviluppo di una piccola comunità. Credo questo sia l'obiettivo fondamentale. Ora, su questo il Ministero ha cercato in questi 3 anni di gestione Franceschini di stare accanto il più possibile a tutte le amministrazioni locali, anche a quelle soprattutto a quelle più piccole, che sono quelle che soffrono di più la crisi economica e quindi le difficoltà anche di bilancio. E seppur per la prima volta in questi anni noi abbiamo invertito una tendenza anche nel bilancio dello Stato, perché i fondi sulla cultura, adesso parlo in generale, quindi ci metto dai beni culturali in senso stretto, alle attività culturali, al cinema, allo spettacolo, le risorse sono notevolmente aumentate, siamo riusciti ogni volta con la legge di stabilità ad incrementare le risorse, siamo riusciti anche a trovare ad esempio strumenti anche fiscali che consentono, credo che lo sappiate, sicuramente lo sa Rosi, la bonus, che è una leva da poter utilizzare, cioè
il fatto che qualunque soggetto privato, sia esso singolo cittadino, grande azienda o impresa, che dona risorse per il recupero, il restauro, la valorizzazione e quant'altro di un bene culturale di proprietà pubblica, ottiene uno sgravio fiscale del 65%, un recupero che neanche con le ristrutturazioni edilizie abbiamo, e lo ottiene in 3 anni e non in 10 anni come con le ristrutturazioni edilizie. Quindi abbiamo cercato in questi anni di mettere in moto tutte quelle leve che consentissero di attrarre risorse, non solo pubbliche, perché purtroppo le risorse pubbliche sono, malgrado gli sforzi, saranno sempre insufficienti in arrivare, soprattutto in un paese in cui ha un patrimonio culturale immenso, non ha paragoni, insomma, rispetto al resto del mondo, quindi non ce la potremmo mai fare. Cioè, adesso se immaginiamo quello che è accaduto a pochi chilometri da qui lo scorso anno e quello che significa in termini di risorse da mettere in campo per recuperare tutto, non solo la ricostruzione dei paesi, ma lo dico dal nostro punto di vista, perché noi stiamo con i nostri tecnici, con i nostri archeologi, i nostri restauratori sul campo quotidianamente per recuperare i beni artistici e culturali, sia ecclesiastici, sia pubblici, sia ma anche privati, è ingente le risorse che si occorreranno. Quindi è ovvio che, diciamo, abbiamo provato in questi anni a mettere in moto anche alcuni meccanismi che incentivassero privati anche a sostenere il patrimonio culturale. Nel caso specifico, sicuramente continueremo a seguire un po' la vicenda. Metterò in contatto, l'ho già fatto prima di iniziare la riunione, poi lo faremo nei prossimi giorni, l'amministrazione comunale con la sovrintendente, che è la dottoressa Russo, che ha la competenza su questo territorio, perché possiate fare un incontro, perché si possa capire esattamente di quale progetto stiamo parlando, perché si possa immaginare di iniziare una campagna di scavi che, se ha inizialmente costi bassi, possiamo forse immaginare che se ne faccia carico completamente la sovrintendenza in termini economici. Certo, poi c'è da capire gli sviluppi successivi, ma insomma saranno delle tappe che seguiremo piano piano. Quindi questo è un impegno che posso assumere, quindi che sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il sindaco, l'associazione e soprattutto l'archeologo, perché vorrei che poi parlassero il linguaggio in cui si capiscono, perché altrimenti diciamo, sono riunioni solo di piacere diventano, per avviare questo processo. Insomma, che devo dire, noi stiamo facendo molto nella provincia di Roma, poi io essendo, in realtà mi occupo del territorio nazionale, ma essendo romano e quindi, diciamo, avendo fatto anche nelle precedenti vite altre attività, per cui stiamo lavorando molto con i comuni anche della provincia di Roma, insomma, con Cerveteri, con Subiaco, con l'area dei castelli intorno a Roma, per cui utilizzano molto il fatto, insomma, le conoscenze che ho, e quindi, insomma, cercano tutti di utilizzarmi in questo senso, cogliere l'occasione. Purtroppo, chiaramente, la legislatura nazionale, come tutti sapete, sta in scadenza, quindi noi saremo in carica fino a primavera prossima. Però con questi mesi possiamo sicuramente gettare le basi perché poi il lavoro vada avanti, anche perché, insomma, passano i politici ma gli uffici restano, quindi, diciamo, una volta che le costruiti il rapporto con l'ufficio preposto, che è la struttura vera, che è la sovrintendenza, si può immaginare che, insomma, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, diciamo, i risultati possano arrivare. Quindi questo è l'impegno che io assumo. Il sindaco, insomma, voi no, ma il sindaco mi conosce da alcuni anni, quindi sa bene che sarà un impegno che manterrò e che quindi già nei prossimi giorni riuscirete ad avere a muovere i primi passi su questa strada. Grazie.